Amici di Roseto Capospulico, è un piacere avere qui per Revolution 2019 due nomi della musica dance che hanno fatto ballare generazioni intere. Qui con noi a Roseto Capospulico, Fargetta e Molella. Piacere di avervi qui e di iniziare il 2019 insieme a voi. Piacere nostro, ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie di averci invitato. Dalle vostre mani è passata davvero la migliore musica degli anni 90, degli anni 2000, avete fatto davvero ballare delle generazioni intere. Qual è il brano che maggiormente portate nel cuore, quello che vi ha accompagnato maggiormente nella vostra carriera, quello che vi ha fatto emozionare nel suonarlo di più? Risponde Molella perfetto. Ma un brano mio o un brano in particolare qualsiasi? A scelta. Ma sono talmente tanti che dirne uno è un po' restrittivo. Uno dei tanti che ho fatto io potrebbe essere Free From Desire, oppure uno di quelli non miei storici, poi Eurythmics, Sweet Dreams magari, o non so, cioè sono talmente tanti che è difficile, dovrei pensarci. Rimaniamo legati a quello che abbiamo prodotto noi, no? Quindi anch'io rimango legato a Music, uno dei primi che ho fatto è negli ultimi Shining Star. Poi come dice Molella ce ne sono talmente tanti. Perfetto, mi avete appena fornito un assist, quindi il vostro brano. Ora, il brano invece dei vostri colleghi o magari di un artista in particolare che vi ha appassionato di più, che vi ha ispirato magari in una vostra composizione? Domande, potevano dircelo più queste. Risponde Molella. Ma in realtà io non ho mai sentito brani di altri per prendere spunti, ho sempre fatto delle cose che mi piacevano sperando che potessero piacere agli altri e quindi non ti so dare una risposta. Mi hai preso in contropiede, te l'ho data la risposta, perché è quella. La risposta è esattamente quella che ha detto Molella, non ci siamo ispirati a nessuno. Ovviamente nel periodo in cui facevamo musica, la stiamo facendo tuttora, 10, 20, 25 anni fa, è chiaro che il sound che girava era quello e cercavi di stare su quel sound, però ci mettevamo ovviamente il nostro, la canzone nostra, e quindi era una produzione completamente nostra, senza andare né a copiare né a fare quello che stavano facendo gli altri. Abbiamo parlato di una carriera ormai consolidata nel tempo, ora parliamo dei progetti che vi coinvolgeranno nel futuro, in questo magari 2019 che si apre quest'oggi allo Roseto Capospulico. Quali saranno le attività che vi vedranno protagonisti nel 2019, oltre al DJ Time che vi vede protagonisti ormai nelle migliori discoteche, nelle migliori piazze d'Italia? Risponde Molella. Provo a farlo partire per prima, ma... Vabbè, le attività che faremo insieme saranno chiaramente il DJ Time che porteremo avanti e... Sai, ci piace anche cambiare, quindi stiamo anche... pensando a delle innovazioni da fare, anche se è difficile trovare sempre qualcosa di nuovo dopo aver inventato e reinventato, essere guardati, copiati, e quindi è sempre difficile. Quindi faremo delle produzioni nuove e poi non lo so, cioè è difficile dirti. Come dicevamo all'inizio, allora ridete un po', si va così. Diciamo che DJ Time è sempre in crescita, quindi noi siamo contenti, stiamo prepariamo ovviamente l'anno nuovo, 2019, però noi e Molella soprattutto siamo due produttori, siamo sempre chiusi in studio a creare nuove produzioni o a produrre qualcuno da produrre. Poi abbiamo la radio, e quindi viaggia tutto in parallelo, e quest'anno poi c'è una grande novità a livello radiofonico, e quindi insomma... di appoggiarla e di affrontare questa nuova avventura. Devo dire qualcosa? Sì, no, volevo dire che una novità degli ultimi anni è proprio il DJ Time, perché molti non lo conoscevano, noi avevamo smesso di farlo già da 10 anni che non lo facevamo più, ci siamo ritrovati casualmente per una festa a cui siamo stati invitati e ci hanno chiesto di rifarlo, una festa privata di un nostro amico storico, e da lì è ripartito. Molti ragazzi l'hanno conosciuto adesso, quindi hanno conosciuto la musica che noi già facevamo e già proponevamo, e quindi è una piacevole novità secondo me, quindi probabilmente la novità continuerà, non lo so. Sul DJ Time, come diceva Molly, lascio la parola a Domenico De Palo, presidente della Virtual Community che ci ospita quest'oggi qui a Roseto Capospulico per Revolution 2019.
per dare qualche domanda in più ai nostri ospiti, però stavolta partiamo da Mulella. Io faccio fare la domanda a Mario. Ma segui la procedura, prima a me poi lo passano. Mi sono sbagliato, ripetiamo la procedura. Niente, su DJ Time mi avete anticipato, che Giovanni è un professionista in questo, quindi insomma gli ha fatto un po' tutte quelle domande cool, come si dice, che si potevano fare. In realtà io sono nato e cresciuto con il DJ Time ed è vero, è una trasmissione, Giovanni, innovativa sempre. A me piace, io la seguo sempre con passione, sempre nuova. Qualcuno l'ho anche registrato, tipo la reunion, quando avete fatto la reunion dopo i 10 anni, quella ce l'ho, MP3 che sento in macchina, questo lo dico, anche in palazzo, divertente. Niente, volevo sapere, voi avete parlato di nuovi progetti, perché voi siete anche producer oltre che DJ, avete parlato di nuovi progetti, però non siete entrati nel dettaglio, cioè, vorremmo sapere qualche anticipazione, una piccola anticipazione a Roseto Capospulico di uno dei vostri tanti progetti. Allora, qual è Non saprei, cioè dei nostri progetti, ma come produttori o radiofonicamente parlando? No. Lasciamo a voi la faccia. No, entrambi, perché io vi seguo. Una produzione di DJ Time, che non vabbè, stiamo facendo delle produzioni anche come DJ Time, perché vorremmo portare avanti un discorso musicale anche da quel punto di vista che non abbiamo mai fatto praticamente. E poi, vabbè, la novità che ci sarà quella che tanto ormai sanno tutti. Praticamente che insomma ci si sposterà un po' su da Radio DJ, dove rimarremo a fare DJ Time anche su M2O, che sarà la nuova grande sfida, la nuova da percorrere, no? E quindi da aprile riempiremo qualcosa di diverso, cioè non lo so se sentite di diverso o meno, perché la nostra idea è quella di fare sempre delle cose nuove, però forse il proporre delle cose vecchie sono delle novità, quindi non lo so. Ha detto tutto il mondo. Allora, cioè, va bene, quindi. Vabbè, esaustivi come sempre, Molly. Non lo so. Un'altra domanda che mi preme fare, io. A cui risponderà lui senza neanche sapere la domanda, perché sennò. Potrebbe rispondere Mario, perché è sempre stato molto protagonista delle DJ Parade. Ecco, per esempio, la DJ Parade è una cosa bellissima, mi piaceva seguirla, dettava un po' le classifiche della dance italiana, poi però si è un po' persa, no, questa cosa della DJ Parade. Ci piaceva molto, ci piaceva farlo un po' per tutti, perché era bella da ascoltare, poi certo, si univa un po' alla vostra professionalità nella trasmissione che accompagnava la DJ Parade. Volevo sapere se tornerà la DJ Parade. E qua devo solo subito correggere, perché la DJ Parade non è mai... Vabbè, per un periodo si è persa. Adesso sono 2 anni, 3 anni con Albertino che ogni sabato la DJ Parade è in onda, tutti i sabati dalle 2 alle 3 sulla DJ, quindi siamo tornati a farla, anche se ovviamente non ha più l'interesse di 20 anni fa, perché comunque 20 anni fa c'era la DJ Parade come riferimento. Adesso tutto si è evoluto, internet ha fatto sì che puoi arrivare con un click dappertutto, quindi sicuramente la DJ Parade non è più un riferimento per sapere qual è il disco più, il brano più ballato in discoteca, anche perché qual è il brano più ballato in discoteca? Ci sono troppi generi, non si può più puntare su una canzone. In ogni genere c'è una hit, e quindi infatti noi l'abbiamo splittata come secondo noi le 20 canzoni più belle dance di Radio DJ, o comunque quelle che ci piacciono, e non le 20 più ballate, perché 20 anni fa erano le più ballate veramente. Adesso c'è troppa scelta, voglio dire, quindi è una classifica di gradimento nostro che noi mettiamo a disposizione a tutti. Ha parlato di evoluzione, siamo qui all'evento Revolution, quindi una rivoluzione. Siamo sicuri che la vostra musica sarà in grado di rivoluzionarsi e di evolversi ancora col tempo e regalarci le hits che ci faranno ballare per i prossimi anni. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere qui a Roseto Capospulico e per essere con noi in questa apertura del 2019. Benvenuti e ci vedremo presto, spero. Grazie. Risponde Molella. Rispondo io. Ti faccio una domanda, ma Revolution, cioè il nome Revolution, l'avete preso da una mia canzone?
Vabbè, che magari molti non lo sanno, ma io avevo fatto una canzone che si chiamava Revolution, che tra l'altro è arrivata anche a numero uno in Italia ed è stata lì per 40 tempi. Un po' di rispondo io. E tra l'altro il cantante è un mio amico che è caro per voi, e so tutto quanto. Qui rispondo io, è vero, il nome del brano era davvero il nome dell'evento era davvero un richiamo anche al pezzo, ma anche voler dare una nuova svolta anche al panorama degli eventi rosetani, quindi cambiare un pochettino gli schemi che si erano creati negli anni e puntare su un evento fuori stagione, fuori periodo, in una località prettamente turistica in Marinara, con un evento in Piazza Azzurra il primo giorno dell'anno con due ospiti davvero di eccezione. Quindi è questo il senso di Revolution 2019, che speriamo possa continuare anche negli anni a questo punto. Grazie davvero. Grazie.